Ciao ragazzi, io sono Falcone e oggi sono qui con un nuovo Scopriamo, per scoprire se siamo voi finalmente Moon Crash, il nuovo DLC di Prey, chi l'avrebbe mai detto che saremmo tornati, un DLC che ci porta sulla Luna. Sulla Luna in un contesto forse un po' diverso rispetto a quello a cui siamo abituati, ma in un contesto altrettanto affascinante, perché saremo vittime di un esperimento che si ripeterà, si ripeterà, si ripeterà all'infinito, così dicono, e che ogni volta sarà diverso, complicando. Sì, man mano che andremo avanti. Si prospetta una cosa abbastanza angosciante e destabilizzante, sono fortemente curioso e proviamola, senza star lì tanto a chiacchierare, andiamo subito al dunque e speriamo che ci soddisfi. Ecco, quella è la cosa che mi preoccupa maggiormente, il fatto che sia all'altezza di un gioco meraviglioso come è stato poi Prey. Sapete che, insomma, per me è stato uno dei giochi single player più belli della scorsa annata. E adesso finalmente ci siamo. Dunque, Prey Moon Crash ha tutto ciò che amate di Prey, lo stile di gioco, la storia, l'atmosfera, ma con una novità. In Moon Crash affronterete più volte una simulazione della base lunare Piteas in continuo mutamento. Ogni sessione offre nuove combinazioni di nemici, pericoli e ricompense. Potreste morire molto spesso, ma diventerete più forti e sbloccherete nuovi personaggi di equipaggiamento per affrontare le sfide successive. Ci auguriamo che i misteri di Piteas, co cosa è accaduto al suo equipaggio e i modi per fuggire ancora interi siano di vostro gradimento. Come sempre, grazie per il vostro supporto. Vabbè, firmato Arcane Austin. Ma io sono fortemente disposto a farmi sotto. Ben consapevole che sarò arrugginitissimo perché non tocco Prey da quando abbiamo concluso l'avventura di base. E beh, sicuramente non sarò poi così. Però, insomma, hanno detto che si muore spesso. Hanno detto che di conseguenza morire non è un problema. Speriamo solo di non fare brutte figure. Ecco, questa è l'unica cosa che mi viene da dire. Parla Basilisk, mi ricevi? Qui è Basilisk a modulo Casma 13. Inviamo due componenti tecnologici segreti recuperati sulla base lunare della Transtar. Dovrebbero arrivare a momenti. Uno è un operatore contenente il backup della base, una simulazione di dati di ricerca, segreti aziendali e connettomi dei cervelli dei dipendenti. Abbiamo scelto te perché è protetto da un'importante codifica. Fortunatamente c'è incluso un visore riflesso, così potrai gestire il simulatore a livello visivo. Esplorerai lo stato precedente della base lunare, vedrai il personale che vi lavorava. C'è parecchio da fare, ti invio anche gli ordini, così puoi annotare quelli che completi. Oh, e complimenti! Dopo aver eseguito questi ordini, considera pure il tuo contratto risolto. Recuperati i dati, verremo a prenderti. Una buona notizia, no? Presto tornerai dalla tua famiglia. Ok, M13, l'esperto sei tu. Il materiale è in arrivo ora. Tutto tuo. Avvio trasporto African B KTL-17 in fase di attracco. Attendere la consegna del carico. Questo gioco c'ha un fascino che io non riesco a spiegarmi. Ah, eccolo. Allora, installa il visore della simulazione alla sedia. Collega l'operatore banca dati al computer principale. Questo è il visore. Bene. Io vorrei farmi un giro, però. Vorrei capire un po' di cose prima. Starbender 2, libro 1, rinato dal ventre stellare. Vabbè, questo ve lo lascio qualche secondo, così potete stoppare se vi interessa leggere, ma io voglio andare direttamente al dunque per adesso. Vabbè, qua non ci interessa nulla. Vediamo un po' che altro c'è. Dunque, qui è rotto. Io pagherei di tasca mia per un Prey 2. Poi, no, io volevo guardare un attimo, cioè, non affrettiamoci, godiamocela un attimo, visto che è tanto che si aspetta. Sta foto è una bambina. Vabbè, la nostra bambina. E qui c'è I nuovi faraoni, estratto di un libro sulla servitù debitoria di Kung Mo Jackson.
Vabbè, qua vi lascio come sempre qualche secondo, così potete stoppare e andiamo a leggere i documenti. Allora, amichevole promemoria, l'operativo deve diligentemente proseguire con ragionevole soddisfazione della società il completamento dell'acquisizione dei dati secondo il programma del contratto. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo prolungherà il suddetto contratto di un tempo pari a quello perso dalla società, senza escludere eventuali risarcimenti o penali. Tali risarcimenti e penali sono inappellabili. Tienilo presente mentre si avvicina il termine del contratto con la CASMA. So che non vedrai di riabbracciare la tua famiglia e un imprevisto a questo punto sarebbe un vero peccato. Firmato B. Ottimo lavoro, nonostante il costo ti abbiamo mandato del materiale incluso un fiore per il giardino di tua moglie a casa. Tutti apprezziamo il tuo lavoro, me compresa, ti stai davvero impegnando con quel contratto. Buona fortuna B. Quindi siamo un uomo. Già è un dettaglio in più, perché non ero certo vedendo il braccio. E mi siedo. Già l'ansia. Oh, allora. Selezione un membro dell'equipaggio volontario. Qui posso scegliere solamente questo per adesso, che è molto bello. Andrew Alecna. La mente di Andrew si è ricca di potenziale psichico ancora inespresso, ma la costante esposizione ai Typhoon e alla tecnologia delle Neuromod ha reso il suo corpo molto fragile. Come ultimo volontario superstite della base lunare, Piteas spera di riuscire a fuggire per rivedere il figlio. Abilità principali: onda cinetica, super. Termia, contraccolpo e cunicolo, donazione per vita, donazione. Poi avremmo, volendo, Riley Yu, Vijay Bhatia, Claire Witten e John Winslow. Vabbè, partiamo con lui. Vado. Sono carico. Fuggi dalla luna, fuggi con il volontario attraverso il portale del Mimic per sbloccare il suo obiettivo della storia. Quindi ogni personaggio ha una storia. Capi, dai, qua ci facciamo notte. Fuggi con il volontario attraverso il portale del Mimic. Ok, non me lo ricorderò mai. Vado. Speriamo bene. Ci siamo. Attenzione a tutti i membri di Pythias. Trasmissione di emergenza. Recarsi alle capsule d'emergenza designate e prepararsi all'evacuazione. Se non riuscite a raggiungere la capsula, la sicurezza traccerà la vostra posizione ed effettuerà un controllo finale prima del lancio. Intanto abbiamo capito che si chiama Pythias e non Piteas. Bene, allora abbiamo la pistola silenziata, i proiettili. Ogni membro dell'equipaggio giocabile alle proprie missioni della storia, accessibili dopo aver soddisfatto determinate condizioni. Bene, sono pronto. Rilevato Ah, se parte materiale così Typhoon. secco, vabbè. Typhoon, Typhoon. Rilevato materiale Typhoon. Ce n'è più di uno. Ok,
Sono finiti, no? Attenzione. Ma segni vitali pubblici. Ho capito, ma io vorrei. Diciamo basta. Sono praticamente già morto. Cioè, si era detto gioco impegnativo, santo cielo, ma non pensavo così tanto impegnativo. Che cazzarola. Datemi tempo. Dunque, barriere Typhoon. Mi spiegate? Le barriere Typhoon generano un campo di forza impenetrabile quando rilevano un Typhoon o del materiale Typhoon. Usa il terminale di comando per tracciare i Typhoon nelle vicinanze. Nota: se hai installato un certo numero di abilità Typhoon, la barriera riconoscerà te come Typhoon. Giustamente, gli attacchi elettromagnetici o elettrici disabilitano temporaneamente la barriera. Va bene. Quindi bastava attivare quell'affare per salvare. Per avere salva la vita. Quindi è un luogo discretamente tranquillo. Allora, io devo riprendere un attimino coscienza di ciò che ho a disposizione. Batterie stordenti. Dunque, io non ho abilità di sorta per ora. Giusto? Neuromod, Typhoon, non ho niente. Razione, vabbè, mangio una. Ipodose PSI. Ma se io volessi. Ok. Bene, allora, signori, benvenuti sulla Luna. Mamma mia. Ma con molta calma. Tantissima tranquillità. Progetti di assemblaggio. Beh, abbiamo parecchie cose. Una pistoletta no, eh. Cavolo, bello è bello però. Devo dire. Ho visto una cosa muoversi. Ho flashato, vabbè. Kit di riparazione tu, vabbè, questo non ci frega niente. Sì! Allora, vado. Sento rumori molestissimi. Vabbè, intanto voglio andare a vedere là perché ho visto. Ci sono cose. Allora. Bene. Scusate un attimo, voglio guardare un attimo. E menu. Neuromod stato. Non mi ha messo niente. Va bene. Sblocca l'ufficiale. Vabbè, tentativi di fuga. Fuggi con lo shuttle nell'area di equipaggio. Ci sono una marea di ordini possibili. Fuggi con l'ingegnere, fuggi con il direttore. Obiettivi della storia. Vabbè. C'è una marea di roba da fare. Benissimo. A noi ci interessava quello. Ma io non mi ricordo come si associava al menu rapido la roba. Vabbè. Rintracciamo. Allora, l'ha rintracciati Mimic. Ma io. Ma io perché me devo fare? Me devo andare. Beh! Cioè, vado! Ignoro! Non posso passare finché ci stanno i Mimic.
Che bello. E vabbè. Lascia la miseria. Fermi, fermi, fermi. Allora, ce ne sono altri tre. Pieno, ok. Poi pieno. Ok, bene. Siamo ancora vivi. Evviva, evviva, evviva. Allora, adesso posso passare. Meno male. No, eh. Attivazione barriera tra 3, 2, 1. Di che barriera parliamo? Dardi flexi, quanto tempo. Sono terrorizzato. Me dovete credere. Usa una stazione di sicurezza per trovare una capsula d'emergenza disponibile. Cratere, bene. Esca Typhoon. Finché quelle torri non saranno operative, le esche Typhoon sono ancora l'opzione migliore per allontanarli dalle barriere. Ho chiesto al laboratorio tecnico di produrne altre. Granata glu. Vediamo. Ovviamente ho sbagliato cosa. L'esca Typhoon, detta lampada, emette un segnale psicoluminescente che attira i Typhoon per un breve periodo di tempo. Usala insieme ad armi e strategie per fuggire, tendere imboscate e osservare i Typhoon dalla distanza di sicurezza. Può essere lanciata e attaccata agli oggetti immobili usando RT. Va bene. Mamma mia. Sento rumori ipermolesti. Quello però si muove, perché si muove? Là c'è tanto schifo e noi siamo lontani, bene. Io non vedo lo spettro. Mamma mia. Ci provo. Ti provo! Sì! Ok. Ma basta, sta ancora sputando glu. Allora. Ma va bene, me la so cavata, dai. Dunque, devo procedere sotto. Devo procedere sotto. Non temo nulla. Più o meno. Nido di cistoide. Bene. E non abbiamo lo sparadardi? No. Vabbè, allora devo prendere qualcos'altro. Prendo... Che posso raccogliere?
Ecco, tipo questa. Un altro nido. E un altro nido. Allora, la scatola tutto fare. Bene. E l'altro nido è nato corto. Va bene. Devo lanciargli. Va. Ok. Ale. Quindi. Oh, adesso sì. Il fucilotto. Granata Amp. Abbiamo tutto. Strumenti. Mappa dell'area. La granata Amp me la ricordo. Oh, vedi che finalmente. Mappa dell'area. Stato capsula d'emergenza. Verifica stato. Capsula disponibile. Cratere. Bene, l'ho trovata. Evviva. Rapporto pericoli ambientali, livelli di energia. Tutto alimentato. Pericoli incendiari, nessun pericolo. Stato della monorotaia. Verifica stato. Operativa dappertutto, bene. Stato riferimento. Stato di fornimenti. Vabbè, quindi io adesso devo equipaggiare la roba. Allora, equipaggio. E qua va bene. Poi non mi conviene nessun chip. Vedete che non mi ricordo minimamente il modo di ordinare le cose qui. Non me lo ricordo. Nel menu rapido. Mi sono rincoglionito a dei livelli spropositati. Richiesta di nuovo operatore. Ecco. Che male non fa. Operatore tecnico Transfer di classe Cobalt. Ispezione. La sua tuta ha una perdita. Grazie. Completato. Qua c'è roba che ci interessa? No. Vabbè, vado. Io mi sa che dovevo uscire comunque. Mi sono andato a impelagare in un luogo che non mi interessa. Decisamente, vado. Fuggo di qui. Allora. Salve. Oh, vedi che è tutto relativamente tranquillo qua. Ipodose. Il soggetto entra nel cratere alle 14.59, condizioni di luce bassa, movimento iniziale incerto, resta vicino al portello per 5 minuti, decide di attraversare il cratere alle 15.05, presumibilmente per controllare gli altri portelli. Il Typhoon si accorge del soggetto a circa 10 metri dal portello, il soggetto muore qualche attimo dopo in seguito ad un attacco standard. Il soggetto entra nel cratere alle 10.23. Connessione di luce accettabile, il soggetto resta appoggiato alla parete a circa un metro dal portello. Il soggetto non si muove per circa un'ora, non viene notato. Alle 11.37 un piccolo Typhoon si manifesta vicino al portello. Controlla la barriera Typhoon, nota il soggetto muore subito dopo. Bene! Quindi stavano testando le genti. Bene. Campione in provetta. Ricicliamo? Chissà se questa roba me la trascino e me la trasporto avanti. Ma che...
miseria, porca. Allora. E vado. Sta a 90 metri. Sicuramente ci sarà l'inferno ad ostacolarmi. Ma io non temo nulla, anche se non mi ricordo come diavolo si fa a selezionare in maniera rapida il fucile. Non temo nulla. Ma non me la ricordo. Perché non me la ricordo? Menu. Oh, assegna. Cazzarola. Mi sembrava troppo complicato per essere. Bene. Quindi quello è assegnato. Io vorrei assegnare anche questo. Non lo posso assegnare. Vabbè. Mi ricordavo che si poteva assegnare. Comunque. Uno preso, ok. Neuromodabilità, vabbè, questo lo sappiamo. Potrei, volontario, neuromod richiesta, aumenta la tua riserva PSI di 50. Typhoon, onda cinetica, già una onda fisica che infligge fino a 50 danni e respinge qualsiasi cosa entro 5 metri. Potrebbe essere utile. Rigenerazione, rigenera fino a 10 punti di salute dopo aver subito danni. Ma io mi prenderei onda cinetica, sinceramente. Visto che abbiamo, insomma, ha delle capacità psioniche, psichiche. Bene. Puntamento psichico. Alcuni poteri si usano istantaneamente premendo LT. Alcuni poteri sono soggetti a puntamento. Per fermare il tempo, usare il puntamento psichico, tenere premuto LT. Usa R per mirare. Rilascia LT per usare il potere PSI sulla zona di bersaglio. Premi X per annullare. Va bene. Dov'è il Mimic? No, no, per adesso faccio a meno, grazie. Me la cavo. Ma l'avevo preso, porcaccia la miseria. Bene, allora. Proseguo. Ma porca! Ok. Preso. Ce n'è un altro. Ce n'è sicuramente un altro. Vero? No. Sembrerebbe di no. Attenzione, è rimasta una capsula d'emergenza. Si prega di evacuare con calma e ordine. Cazzarola, ci sono nidi ovunque. Ok, sono vivo. Bene. No, venderò cara la pelle. Maledetti. Allora, io a questo punto mi curerei un attimo, visto che ci sono.
Oh, porca. Ma porca. Tessitore maledetto. Vabbè, nel dubbio. Ma che... Intanto facciamo così. Devo far fuori il tessitore, sennò non ne esco. Ma porca... Aiuto! Buoni un attimo. Ok, questo si è rotto. Bene. Si è rotto, bene. Allora facciamo che mi equipaggio questo. L'ho usato nella maniera più brutta possibile. Carica, 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 carica. Sì. Ok. Posso andarmene? No. C'è ancora. No, ancora vivo. Ci sto ed è un altro. Quanti ne mancano? Si può sapere? È ancora vivo. Il maledetto. Devi entrarci? È fatta! Me ne vado! Vittoria! Dove cazzo allora si entra? Voglio entrare! Che devo fare per entrare? Il pulsante, magari. Entrando come una scimmia. Forza! Sì! Chiudiamo. Me ne vado. Possibile che sia così semplice? No, ce l'ho fatta! Fuggi dalla... Fuga dalla luna! Complimenti, sei fuggito dalla base lunare Pythias con un membro dell'equipaggio Transtar. Dovresti provare a sbloccare tutti e 5 i membri dell'equipaggio e scoprire le 5 vie di fuga. Fuggire più di una volta nella stessa sessione ti fa ottenere un numero maggiore di punti sim. Il tuo obiettivo finale è fuggire con tutti i membri dell'equipaggio in un'unica sessione, senza riavviare la simulazione. Buona fortuna. Facile. Ah, quindi al primo tentativo. Nuovo messaggio in arrivo da Basilisk. Uscita dalla simulazione. Pare che se muori durante una simulazione te tocca ricominciarle tutte, perché altrimenti non sblocchi. Sarà durissima, sarà durissima. Ma tipo la cosa più complicata di sempre. Però ce la voglio fare. In qualche modo ce la voglio fare. Comunque, tanta roba. Mi piace un casino come l'hanno impostato.
Avevo dei dubbi, ma mi piace un casino. Cioè, pensavo che sarebbe stato un po' più roguelike come esperienza, invece molto solida, sembrerebbe. Per ora. Poi andando avanti vedremo, ma. Basilisk a modulo Casma 13. Rispondere, prego. Ripeto, Basilisk a modulo Casma 13. Rispondere, prego. Sto qua. Ah, stai bene. Complimenti. Pare che la simulazione sia danneggiata, ma le scansioni tomografiche al tuo cervello risultano negative. I danni sembrano limitati all'operatore ospite, senza esteriorizzazione. Starai bene. Abbiamo trasmesso un'applicazione atta a tracciare l'instabilità della simulazione. Installala subito, così non avrai altre sorprese. Basilisk, chiudo. Non mi fido. Non mi fido. Mentono. Vabbè, ragazzi, io per adesso mi fermerei qua. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate di Mooncrash. Fatemi sapere se volete rivederlo sul canale oppure no. Sondaggio in alto a destra, come sempre. Sembra tanta roba. Cioè, nel senso, io da appassionato di Prey che ha divorato il gioco base, mi sto divertendo, che è la cosa penso più importante. Però, ovviamente, fatemi sapere voi se l'avete provato, se vi sta piacendo, se vorreste rivederlo. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.